Vi chiedo scusa se non ci sarà più il vlog del compleanno, ma visto che comunque ho avuto quel giorno stesso discussione in casa, da cui ne è conseguita una decisione dura, importante, ho deciso di non vloggare più. Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video che voi vedrete sicuramente dopo il mio compleanno, che è stato il 21 aprile, di cui effettivamente non conosco la fine, ma oggi è arrivato il primo pacco. Yeah! E ho deciso che li aprirò tutti appena mi arrivano, sempre in video davanti a voi, così le persone che me l'hanno regalato, la persona, vedremo. Ci sarà il bigliettino, vedranno la mia reazione e la vedrete anche voi. Quindi apriamo. Allora, c'è il bigliettino? Non lo so, vediamo. Flora! Allora, anzi no, Flora e Mauro, specifichiamo prima che mi dimentichi, faccio una figura di cacchina. Un pensiero da parte nostra per farti sapere che siamo felici di conoscerti. Speriamo che un giorno accadrà anche personalmente. Tantissimi auguri di buon compleanno, Flora e Mauro. Grazie. Già che ho visto Harry Potter, già andrà bene a prescindere. Adesso. Adesso resta da solo da vedere quale sia perché non ho visto bene. No, raga. È quella di Dobby Elfo Libero. Dai, spero di aver scritto adeguatamente la misura. Me la faccio aprire che ve la faccio vedere, aspettate un attimo. Allora ragazzi, l'ho appoggiata addosso. Cioè, a me piace per forza di cose, l'ho scelta io però. Guardate. Oh, oppe, il bello della diretta. Dobby is a free elf. Per l'appunto sta arrivando il caldo e la userò, la sfoggerò molto molto presto, cioè in realtà porto già le magliette sotto questa, quindi probabilmente la userò prima, però questa è la maglietta. Vi annuncio già che ho guardato la taglia e fortunatamente l'ho scritta bene, quindi non ci sarà bisogno di resistorie varie, grazie, grazie, grazie. Ci vediamo al prossimo regalo. Allora, ciao a tutti. Sono sempre io con 50 kg di capelli in meno. È arrivato il secondo regalo. Io ho già letto il bigliettino e ho dovuto ormai già sbirciare perché non era una cosa che potevo aprire io. Ma rileggiamo il bigliettino. Questo primo regalo di una serie di tre, mi ha detto in privato, me lo manda il mio cugino virtuale di Roma che si chiama Francesco, che saluto con un bacio e domani finalmente ci vediamo. Quindi non sarà più virtuale. Mi scrive tanti auguri, Cuggi, spero arrivi in tempo. Siamo al 20 aprile, quindi direi che è arrivato in tempo oppure in anticipo. E mi ha mandato, mi sa, una delle confezioni di snack americani che avevo chiesto. Aspettate che ve la faccio vedere, se ci riesco. Se ci riesco. Vediamo. Ecco qui, dovreste averla vista. C'è il mondo, quindi mi sa che come minimo mi ha preso una delle più grandi, ma non è questo che importa, comunque sia, importa assolutamente il pensiero.
Scusate il filo di belle, vabbè, facciamo così, così non si vede. E niente, mi ha detto che ne arriveranno altri due, quindi ci vediamo all'apertura degli altri due. Grazie, Gugi. Allora, Colors, avevo perso la clip del regalino della mia sorellona Miriam. Lei mi ha detto di non sbattermi, però io ve lo volevo far vedere. Perché? Perché è un bel regalo. E poi magari volete prenderlo per voi e mi chiedete il link della coperta se vi interessa, che ne so. Quindi oh, riapriamo la copertona. Sentite, siccome siamo in procinto di arrivare all'estate, per il momento non mi serve. Io ve la mostro così. Ve la mostro così e poi farò una piccola clip anche per il mio canale ASMR, forse. E quindi ringrazio Miriam e andiamo avanti con il prossimo regalino. Mi stavo prendendo in giro, non tirando fuori la bocca. Oggi è il 22 aprile, 23 scusate, e vi faccio vedere questo altro regalo, l'Atlante delle città perdute. Questo regalo appartiene ad una persona che per me è importante in questo momento e spero non solo. Preferisco non dire altro perché è stato un raggio di sole in un periodo che non è bello per me. Ci vediamo con i prossimi regali. Ciao Colors, oggi a sorpresa, come me l'aspettavo, è arrivato il penultimo regalo per questo video. Mi è arrivato in questa busta strana quando ho visto l'intestazione di Amazon aspettandomi pacchettini. Ho detto, ma è un regalo o un richiamo? Ho fatto qualcosa di storto, era un regalo, questo qui. Purtroppo non ho potuto riprendere l'apertura della busta perché non ci riuscivo, mi sono fatto aiutare. E se non aveste ancora capito cos'è, lo apriamo insieme. Io ovviamente ho già visto. Vediamo un po'. Ora, dopo mille peripezie che non vi ho ripreso perché non interessava, sono riuscito ad aprirlo da solo. Regalino, eh? Sì, magari mettilo in obiettivo. Questo qui, sempre dalla mia lista Amazon, sempre da parte di Fra, e a questo punto è rimasto solo un regalo, ma prima lo indossiamo in diretta, così vediamo se è al dito che lo voglio mettere io, va? Yeah! Sì, che bello! Finalmente, dopo anni, ho ritrovato un anello che mi va al mio pollicione. E quindi niente, questo pezzettino finisce qui, finalmente, e ci troviamo al prossimo, nonché ultimo regalo, sempre da parte di Fra. Ciao a tutti ragazzi, a dire la verità, non lo so se questo sarà l'ultimo regalo, perché mi sono trovato questo messaggio di un telefono di un regalo che sarebbe arrivato oggi. Mi sono fatto mandare da Fra il tracking e il tracking non corrispondeva a quello che ho avuto io. Comunque sì, apriamolo così intanto vediamo che cos'è. Me lo sono fatto aprire e devo girare adesso questa sola casa perché altrimenti non giro più. Se sarà l'ultimo regalo, vi saluto dopo. Se non sarà l'ultimo regalo, vi saluterò ovviamente quando sarà arrivato l'ultimo regalo. Nel frattempo indosso l'anello che mi ha regalato Fra sempre della mia wishlist. Allora, ragazzi. Io ora me l'ero un po' immaginato fosse questa. Ora non so cosa riesco a farvi vedere. Me l'ero immaginato semplicemente controllando il venditore dall'SMS e confrontandolo con la mia lista Amazon.
Vediamo cosa riesco a farvi vedere, non prometto nulla. Oh, in questo momento la luce mi sta graziando. Era una delle felpe di Harry Potter che io avevo chiesto dalla mia lista Amazon. Eccola qui. La volevo tantissimo. E niente, adesso mi consulto per vedere se è davvero l'ultimo regalo oppure devo aspettarmi altro. E appena so qualcosa, se è l'ultimo, come ho detto prima, ci salutiamo. Se non è l'ultimo, ci vediamo all'ultimo. Allora ragazzi, ho sentito Francesco in privato, mi ha detto che appunto il regalo era il suo, c'era venuto in dubbio per quella incongruenza del tracking del pacco che vi ho detto prima, per cui io direi che finalmente per voi, finalmente per voi, perché adoro aprire regali, il video si può concludere qui. Io vi ringrazio, io ringrazio chi l'ha visto fino alla fine. Ringrazio chi mi supporta sempre. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per perdere i prossimi video. Adesso mi fermo un po' col girato perché ho tanti video pronti che ho lasciato da parte, per cui se vedrete video in cui i miei capelli cresceranno magicamente, sarò vestito in maniera più pesante, eccetera, e per questo mi fermo per un po' col girato perché veramente ho veramente tanto, compreso un altro gameplay di The Sims. E quando girerò ancora, ho una promessa di pubblicità da mantenere che in questo video non farò perché è già venuto troppo lungo. Prossimo video che giro, tu che sai che sto parlando di te, te lo prometto, sarai pubblicizzato. Ciao!